ne soldi vincenti, tutto anche di qualche importante accorgimento che c'è stato a livello tattico, oltre che un lavoro motivazionale che si è visto anche nel corso della settimana. Penso per esempio all'utilizzo di Bernardi in quella posizione che ha dato molta profondità alla squadra e è l'unico nel tempo che ha quelle caratteristiche, no? Nell'organico a sua disposizione, questo va a capire un po' per complimenti, diciamo, c'è gente che non l'ha capito, bussando da più tempo, però. E poi la squadra compatta mi è sembrato un altro elemento caratterizzante, no? la gara. Certo. Sì, io intanto permettetevi di dire questo. La mia non è una, ripeto, non sono abituato a fare delle ruffianate, però dal punto di vista motivazionale debbo dare merito e atto al presidente qui presente, al nostro presidente, che il quale ci ha dato una grossa serenità, una tranquillità che naturalmente la squadra aveva in un certo senso perso. Questa tranquillità, questa serenità noi l'abbiamo trasmessa completamente a loro e in campo dal punto di vista delle motivazioni sono venute fuori. Permettetemi di ringraziare un pochettino tutti quanti, i collaboratori, la stessa squadra, in merito a loro e chi mi è stato vicino, un pubblico che è stato sin dal primo minuto ha incoraggiato la squadra perché ha capito che venivamo da una situazione difficile e questo dal punto di vista motivazionale le cose sono andate molto ma molto bene. Mentre dal punto di vista tattico sì, la squadra ha fatto quello che noi in settimana abbiamo provato, cioè io volevo una squadra che dal punto di vista della fase di non possesso palla questa squadra fosse molto corta, molto stretta, fosse molto compatta. Perché? Per avere appunto la superiorità numerica e per poter fare nei pressi della palla e per poter fare eventualmente raddoppi o triplicare le marcature sull'avversario. E se le distanze sono molto lunghe è chiaro che questo non si poteva attuare. Invece la squadra è stata molto ordinata in campo, è stata molto attenta nella fase di non possesso palla, anche se inizialmente c'è stata qualche incertezza dal punto di vista tecnico, c'è stata qualche cosa che non mi è piaciuta, però credo che è anche da giustificare perché venivamo da un 0-0, quindi qualche errore che è stato fatto e l'abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo, visto la squadra un pochettino timorosa, qualche errore l'abbiamo fatto che ci poteva costare anche caro, però questo è dovuto al fatto che la squadra non era tranquilla e non era serena. Però poi dopo una volta passata questa paura, la squadra dal punto di vista tattico e dal punto di vista motivazionale è stata al massimo. Dobbiamo migliorare un pochettino l'aspetto tecnico.